Ciao ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Avete sempre voluto sapere cosa hanno i maschi nel cervello? Se volete scoprirlo, guardate questo video perché ho fatto un sondaggio su Instagram e hanno risposto un sacco di ragazzi. Comunque non so voi, ma io ne capisco ben poco dei ragazzi. Infatti nel sondaggio sono uscite delle cose di cui non mi sarei mai aspettata e adesso andiamo a scoprire. Allora iniziamo con la prima domanda. Domanda numero 1. Cos'è più importante di una ragazza? Corpo o viso? 39% corpo e 61% viso. Questa è una cosa di cui non mi sarei mai aspettata, ragazzi, che il 61% il viso, cioè in pratica il viso è più importante per un ragazzo, e non me la sarei mai aspettata perché pensavo fosse il contrario. Allora andiamo avanti con la seconda domanda. Se ti piace una ragazza, lo dici o lo fai capire? 33% lo dici e 67% lo fai capire. Allora, questo me l'aspettavo tantissimo perché con tutti i 4 fidanzati che ho avuto solamente uno mi ha proprio scritto ufficialmente mi piaci. Cioè, senza farmelo capire, mi ha proprio detto chiaro e forte, in realtà scritto, mi piaci. Che comunque è un vero peccato, perché se voi ragazzi faceste tutti così, per noi ragazze la vita sarebbe molto più facile. Andiamo avanti con la terza domanda. Chi deve contattare l'altro per primo? Tu o lei? 57% tu e 43% lei. Vabbè, a quanto pare sono i ragazzi che preferiscono contattare per prima le ragazze, e infatti io la penso così, secondo me è giusto che sono i ragazzi a farlo. E comunque, infatti io ho contattato solo io per prima il mio ex ragazzo, solo uno, e comunque secondo me è giusto. Scrivetemi giù nei commenti se anche voi la pensate così. Domanda numero 4. Sei timido quando sei davanti al tuo crush? 65% sì, 35% no. Vabbè ragazzi, questo un po' me l'aspettavo, cioè molto me l'aspettavo, perché anche io sono un po' timida e comunque l'ho notato. Allora, domanda numero 5. Sei più interessato allo sport o alle ragazze? 13% sport, 87% ragazze. Ok, allora questo non me l'aspettavo per niente, che veramente i ragazzi preferiscono le ragazze allo sport. Pensavo fosse il contrario, perché pensavo che lo sport per i ragazzi fosse, diciamo così, la loro vita, il calcio, le cose. Invece preferiscono le ragazze. Vabbè, c'è sempre il 13% che preferisce lo sport, però la maggioranza va per le ragazze. Che bella notizia! Allora andiamo avanti con la sesta domanda. Sei più interessato questa volta ai videogiochi o alle ragazze? 21% videogiochi, 79% ragazze. Allora, qua sempre non me l'aspettavo proprio come la quinta domanda. Secondo me i videogiochi sempre, cioè io pensavo che fossero molto importanti per i ragazzi, infatti diciamo che sono più importanti dello sport, anche se io pensavo fosse il contrario, però 21% videogiochi e 13% sport, quindi i videogiochi sono più importanti dello sport, ma le ragazze sono più importanti sia dei videogiochi che dello sport. Non me l'aspettavo proprio. Settima domanda. Preferisci una ragazza che sia gentile o che se la tira? Ragazzi, qua è proprio pazzesco. Non crederete proprio a quello che sentirete. 100% che sia gentile. Io almeno un per cento, no, proprio 100% proprio massimo, e 0% che se la tira. E veramente non me l'aspettavo, perché io pensavo che a un ragazzo piacesse una ragazza un po' più, non lo so, che se la tira, che pensa di essere Dio, un po' più cattivella, un bad girl, non so come spiegare, però invece no, preferiscono le ragazze più gentili. E questa è una lezione per le ragazze che se la tirano e che non capiscono che in realtà ai ragazzi piace il contrario, anzi proprio il 100% l'opposto. Ottava domanda. È più importante l'aspetto fisico o l'intelligenza? 34% l'aspetto fisico, 66% l'intelligenza.
Beh, questo è buono, che i ragazzi non pensano solo all'aspetto fisico, ma pensano anche all'intelligenza, all'aspetto interiore, e è una buona notizia. Però ricordiamoci che c'è anche il 34% dei ragazzi che pensano solo all'aspetto fisico. Però vabbè, che ci dobbiamo fare? Nona domanda: quando sei fidanzato preferisci farlo sapere o tenerlo per te? 67% farlo sapere e 33% tenerlo per sé. Allora, questa è una delle cose di cui veramente non mi aspettavo proprio. Questa è forse la cosa di cui veramente non mi aspettavo, la cosa proprio cosa. Vabbè, comunque, che veramente i ragazzi preferiscono farlo sapere, cioè non lo tengono tanto segreto, lo fanno sapere a tutti senza problemi. Vabbè, c'è sempre il 33% che lo tiene per sé. Scrivetemelo anche voi giù nei commenti se voi ve lo aspettavate. Ok, allora l'ultima domanda, che non sta su questo foglietto ma sta sul mio telefono. Allora, la domanda è: cosa non ti piace di una ragazza? Ci sono molte risposte, adesso ve le leggo qualcuna. Il fatto che se la tirano troppo. Poi invece questo ha detto cosa gli piace di una ragazza e non cosa non gli piace. Allora, deve essere simpatica, magari un po' gelosa e dolce. Invece di solito io pensavo che ai ragazzi piacessero di più le ragazze meno gelose, perché gli dessero fastidio. Però comunque, poi un altro: quando se la tira troppo. Quando le mandi un messaggio su WhatsApp e lei ti blocca. Non mi piacciono le ragazze che non ti fanno vivere la tua vita, ad esempio ti vietano delle cose. Penso nulla, ha detto uno. Poi un altro ha detto: la loro stranezza ma allo stesso tempo mi piace. Ah, poi un altro ha scritto che si sbatte. La falsità. Non scherza mai e per ogni cosa si offende. Quando comanda lei su tutto nella relazione, sempre la stessa persona. Non mi piacciono quelle basse che cercano attenzioni. Non ho capito bene il senso, perché deve essere, cioè, per forza bassa una che cerca attenzioni. Ah, un altro ancora che se la tira troppo. Insomma, tutti odiano questa cosa. Quando cerca di mettersi sempre al centro dell'attenzione. Vabbè, insomma, ragazze, cercate di non... cioè, cercate di essere brave, gentili, non ve la tirate troppo, perché abbiamo scoperto che ai maschi non piace proprio. Comunque ragazzi, spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video. Ricordatevi di iscrivervi a questo canale se volete, e se vi è piaciuto il video ricordatevi di fare tantissimi like. E comunque ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima ragazzi, ciao ciao.